Maestro, che cosa c'è di speciale nella sua musica per cui ha conquistato il mondo? Guardi, io questo non lo so bene. So quello che cerco di fare. A un certo punto della mia vita ho capito perché certe musiche scritte da compositori di un secolo fa funzionavano sull'immagine. Perché? Perché già erano musiche che il compositore aveva fatto giusta per se stessa. Quindi io sapevo che dovevo scrivere della musica che bastasse a se stessa. Ci sono dei limiti alla libertà in questo? Sicuramente, sicuramente. Ma quei limiti certe volte non sono un limite, qualche volta farò vedere più lontano. In questo gioco delle parti, nel libro dedicato al maestro, lei in qualche modo lo intervista, no? Quindi insomma ha fatto il nostro lavoro. Che cosa le è risultato più difficile? Ma non c'è stato niente di difficile. Il difficile era riuscire a disciplinare questo viaggio avanti e indietro nel tempo. Lui mi ha insegnato molte cose, per esempio che tutte le volte che sei convinto di avere fatto bene, devi pensare che si può fare meglio. C'è una persona alla quale lei deve particolarmente gratitudine in questi 90 anni di vita? Beh, il mio maestro Petrassi è importante per me, perché lui era un maestro speciale. Aiutava il compositore allievo a fare delle cose che lui amava, un maestro raro. Tre parole per definire Morricone. Sperimentatore instancabile, genio inconsapevole, ironico. Questo libro chiude con un suo pensiero. Lei dice che il desiderio di osare nella vita non deve mai morire. C'è stato un momento che io ho usato tanto. Ho usato tanto, tanto. Mi hanno detto, tutti, senza essersi consultati, se continui così non ti chiamano più. Ho cambiato. Grazie. Ho cambiato, ho scritto musica diversa.